Innanzitutto vi ringrazio di essere così numerosi a questa presentazione. Noi siamo molto contenti di presentare il nuovo romanzo storico di Maria Carla Russo, dopo aver presentato a suo tempo anche il primo, che aveva riscosso già allora un ottimo successo e un grande interesse. I giorni dell'amore e della guerra è, in un certo senso, il proseguimento del primo romanzo. I personaggi e le figure che noi ritroviamo nel romanzo di Carla Maria Russo sono personaggi di notevolissimo interesse, e la cosa particolare di questo romanzo è che si può definire a pieno titolo un romanzo storico, quindi narrativa basata però sulle fonti storiche, invenzione letteraria e rigore scientifico dal punto di vista dei personaggi, delle figure, della loro collocazione nello spazio temporale. Dette queste cose, io direi che vogliamo tutti ascoltare cosa ci racconta Carla Maria Russo di questo libro, quindi io mi taccio, lascio a lei la parola e auguro a voi il buon ascolto. Grazie. Allora, vi ricordate che avevamo lasciato questa Caterina, era nata, vi ricordate, vissuta sostanzialmente in Portagioia, nel castello di Portagioia, che poi è di là, cioè sostanzialmente nel castello Sforzesco, che allora si chiamava Castello di Portagioia. Aveva vissuto questa infanzia felicissima, no? Perché lei per 9 anni ha vissuto una vita molto felice. Stranamente, perché per essere una figlia illegittima le poteva andare molto peggio. Quindi è stata riconosciuta dal padre, portata al castello di Portagioia, dove è vissuta sotto la tutela della nonna, questa fantastica, incredibile Bianca Maria, attaccatissime le due, la Bianca Maria adora questa bambina. Purtroppo lei la perde quando ha 6 anni per le vicende narrate, oscure, narrate nel libro, una circostanza molto misteriosa, questa nonna scompare. Però arriva Bona, la moglie legittima di suo padre, che è una donna talmente brava, talmente, insomma, per lei non cambia molto. Fino a 9 anni lei è felice. Vi ricordate che poi accade il dramma. A 9 anni la vita di Caterina cambia da così a così, ma non lentamente, cambia da un istante all'altro. Da un momento all'altro accade quella tragedia che, come un colpo dato addosso a questa ragazza, e le cambia completamente la vita. Avevamo poi visto tutte le sue vicissitudini, quanto ha potuto sfruttare quell'idea geniale di sua nonna Bianca, di farle studiare l'arte militare. Vi ricordate, era l'unica femmina in un gruppo di maschi, e quindi la nonna le fa studiare, e questo si rivela un aiuto incredibile, perché questa donna in più di un'occasione dovrà proprio fare appello a questa sua abilità. E la troviamo alla fine, si chiude il libro precedente, in un momento drammatico della sua vita. Perché? Perché a Forlì si organizza un colpo di Stato che riesce, suo marito viene ucciso in questa congiura, lei viene presa prigioniera con i 6 figli, che sono tra gli 8-9 anni e gli 8 mesi, più piccolo 8 mesi, viene chiusa in una stanza senza acqua, senza cibo, senza neanche il latte per il piccolino, finché non si arrende e non firma la resa, e quindi la rinuncia alla signoria di Forlì. Ora, chi è stato a Forlì o comunque chi ha letto il libro sa che il possesso di Forlì si gioca su un luogo, la Rocca di Ravaldino. Se tu hai la Rocca di Ravaldino, hai Forlì. Se tu non hai la Rocca di Ravaldino, puoi dire quello che vuoi, ma Forlì non ce l'hai. Perché la Rocca di Ravaldino è una fortificazione, ha cannoni, può sparare su tutta quanta la città, rigore il cielo. In quel momento lei è prigioniera, deve firmare la resa della città, che vuol dire chiamo il castellano dalla mia Rocca di Ravaldino
gli ordino di arrendersi e consegno la rocca. Questa vuol dire presa della città. Con uno stratagemma che chi ha letto il libro conosce, chi non l'ha letto non glielo diciamo, con una delle idee geniali che fanno di Caterina una grande stratega, e si rivelerà in questo secondo libro che stratega, che donna non solo capace di combattere ma di organizzare la guerra, cioè di essere uno stratega, che è Caterina, indubbiamente anche con un colpo di fortuna, ma la fortuna si sa aiuta gli audaci. Lei riesce a entrare nella rotta di Ravaldino e lì crudelmente, come mi hanno scritto molti miei lettori, si chiude il libro, no? Con questa Caterina che riesce a entrare nella rocca di Ravaldino, ma il problema dov'è? Il problema è che lei lascia 6 figli piccoli in mano ai congiurati. Il nuovo libro parte da qui. 6 figli piccoli dagli 8 anni agli 8 mesi in mano ai congiurati, lei dentro la rocca, quindi sì, lei può, è vero, bombardare la città, ma sti figli che fine fanno? Naturalmente mi guardo bene dal dirvi come vanno le vicende e non facciamo spoiler. Vediamo invece quali sono i temi del libro. 2 sono i grandi temi di questo libro che a me hanno veramente appassionato molto nello scriverlo, nel ricercare, nel capire la psicologia di Caterina, perché a me questa donna ha affascinato incredibilmente per la sua psicologia. Allora, lei, per chi ha letto il primo libro, vi ricordate che vive una vita matrimoniale disastrosa. Sostanzialmente questa donna si convince di essere, direi, una donna non normale. Il tema del libro, i lettori che mi seguono sanno che ogni mio libro ha un tema. Per esempio, perdonatemi questa piccola digressione, la sposa normanna ha come tema il rapporto fra la donna e la maternità. Cosa diventa, come trasforma la donna l'esperienza della maternità. Che so io, la regina e il riverente, il tema è il rapporto di coppia. C'è questa giovanissima coppia che ha origini, storie, passato completamente diversi, perché lei è una ragazzina sedicente, molto libera, cresciuta in una corte libera di testa, di pensiero, anche proprio di costumi. Lui è un diciottenne che definiremo oggi un talebano, un fondamentalista. Eppure questo ragazzo riesce a innamorarsi pazzamente di questa ragazza e anche lei in fondo lo ricambia. Questa coppia non riuscirà a funzionare, perché, ecco, il libro esamina proprio questo discorso e viene questo passo. Il tema del libro di Caterina è un tema che in parte è proprio un po' tutto nei miei libri, il rapporto fra la donna e la società, quanto questo rapporto può essere spesso brutale. Ma nel caso di Caterina si approfondisce, perché il rapporto diventa proprio la violenza sulla donna. Il tema di Caterina è la violenza sulla donna in tutte le sue forme, fisica, psicologica, politica, genitoriale, tutte, perché purtroppo Caterina le subisce tutte. Ora, questa donna che vive l'esperienza sappiamo che vive nella prima parte del libro, cosa le accade? Le accade che dovrà fare esperienza di 2 momenti che possono essere esaltanti e devastanti nella vita di tutti gli esseri umani: l'amore e la guerra. Caterina incontrerà l'amore e lo incontrerà forse alla maniera che è propria di questa donna. Questa donna è una donna fuori dagli schemi, fuori dalle righe, fuori dai normali canali di vita che non capitano alla maggior parte delle persone. Quindi lei incontra un amore che per lei è devastante in ogni senso. A me ha fatto riflettere tantissimo, perché mi sono abituata a conoscere Caterina come una donna
estremamente forte. E il lettore che ha letto il primo libro lo sa, sa benissimo, Caterina è una donna capace anche di durezza, capace di fronteggiare gli uomini, capace di decidere di lasciare 6 bibi piccoli in mano al nemico. Vede accadere nella sua vita un evento intanto molto rapido, a 9 anni, e adesso che ne ha 25, 24, 25, in modo improvviso. E poi una cosa che le cambia completamente la vita, perché per lei questo amore vuol dire tantissimo. Non mi voglio addentrare sempre per il principio di non svelargli troppo, ma insomma Caterina viene da una assenza di amore, da un convincimento che lei non riuscirà mai a provare amore perché non è normale. Questo le diceva il marito: tu non sei normale. E invece adesso si sente divampare in petto questo sentimento pazzesco. Ora, questo amore porterà con sé, e nel corso del libro si vede molto bene qual è l'evoluzione, non ve lo spiego per non svelare, ma c'è proprio attraverso i fatti che accadono un'evoluzione pazzesca. Perché se per Caterina la faccenda non cambierà mai, lei sarà sempre follemente innamorata di questo uomo, per lui, pur restando un sentimento forte, c'è una trasformazione. Direi che tutta la gamma dei sentimenti umani entra in scena. Quanto a Caterina, questo sentimento che la devasta intanto sorprende, perché uno dice: ma com'è possibile che una donna così energica, così forte, oserei dire così quadrata, così legata alla realtà, improvvisamente impazzisca a questo livello? Primo. Secondo, quello che lei non capisce e fa fatica a dominare è che questo amore non potrà andare come lei vuole. Lei vuole che questo amore resti segreto, è pura follia, è pura follia. Lei è una donna in vista, lei è un capo di Stato, lei ha degli obblighi come capo di Stato, ha degli obblighi come madre, perché ha una famiglia con 6 figli. Quindi lei vuole vivere questa storia come fosse una donna libera, ma non lo è, anzi ha dei legami pazzeschi. Quindi a questa storia, a questo amore, lei dovrà pagare un prezzo altissimo. Lei non è padrona, lei è una donna capo di Stato, certamente, ma si trova in una condizione particolare. Si trova intanto con un legame fortissimo con il signore di Milano, che in quel momento è Ludovico il Moro. Ed ecco che nel libro si aprirà tutto lo scenario della Milano di quell'epoca. Perché? Perché tra Ludovico il Moro e Caterina Sforza c'è un legame molto forte. Lui l'ha aiutata. L'ha aiutata perché lo zio? L'ha aiutata per una ragione ben precisa. Perché vuole controllare Caterina. Caterina deve essere un pupo nelle mani del puparo che è lui. E perché? Cosa gliene importa di Caterina? Gliene importa perché Ludovico il Moro, dovete sapere, non sarà mai un uomo di guerra, cioè uno stratega militare. Non appena arriva la guerra e lui ci impatta, purtroppo Ludovico fuggirà e farà crollare miseramente il ducato. Ma è un grande uomo di manovre, cioè lungimirante, lui finché si, un grande politico direi, finché deve fare trame politiche è bravo. Quando poi deve spostare un esercito, come tutti gli Sforza, fatta eccezione per Caterina e fatta eccezione per il fondatore Francesco Sforza, naturalmente, le doti di Francesco Sforza sono prese solo da Caterina, e lei che assimila tutte le doti di suo nonno, la sua testa, il suo pensiero, la sua abilità. Non è bravo suo padre, è un disastro Ludovico. Ludovico è un grande uomo di pace. Se ci sarà tempo poi vi dirò un po' le grandi opere che Ludovico ha donato a Milano. Ma non è un uomo
però insomma è un politico. Allora, Forlì si trova in una posizione che è cruciale, cruciale sarà anche piccolina, ma si trova in un punto strategico della Via Emilia e in particolare si trova in un punto strategico dell'Emilia Romagna. Ora, chi come Ludovico il Moro ha in mente una guerra con il sud d'Italia, facendosi, alleandosi con la Francia, sa bene che l'Emilia Romagna dovrà essere catturata, l'Emilia Romagna deve essere conquistata. Cosa farà il re di Francia quando viene in Italia? Come ci può arrivare? Lui deve andare a conquistare Napoli, questa è la guerra. La guerra di cui si parla è quella che oppone il Ducato di Milano, alleato dei francesi, contro Napoli. Non vi spiego il perché, perché nel libro è spiegato benissimo quali sono gli interessi di Ludovico il Moro, quali sono gli interessi dei francesi. Allora, il re di Francia può fare due strade, l'interno o la costa, sceglierà la costa, ma questo vuol dire che lascia l'interno disoccupato? No, perché se no ci arrivano i napoletani che lo prendono alle spalle. No, l'Emilia Romagna va conquistata e Ludovico il Moro lo sa benissimo. Quindi Forlì deve essere in mano mia, perché è come se io avessi un avamposto nel cuore del paese da conquistare. E però Caterina è una donna indipendente, è una donna indipendente. E già questo creerà problemi, perché lei da donna, se le donne fossero capo di Stato avremmo molte meno guerre. Da donna dice: io in casa mia la guerra non la voglio. Non mi chiedete di schierarmi, perché non mi schiererò né con i napoletani né con i milanesi. E pagherà un prezzo altissimo a questa cosa. Nella scelta di una storia io tengo presente queste caratteristiche. Primo, deve essere una storia molto forte, emotivamente molto forte, che mi dia emozioni fortissime. Mi deve proprio straziare, commuovere, far vivere in emozioni intense. Poi deve trattare un tema che si avvicina alla sensibilità delle donne e degli uomini d'oggi. Vi ho detto un po' i temi, no? Il rapporto con la maternità, il rapporto di coppia, eccetera, eccetera. Poi amo le figure che vanno controcorrente, cioè coloro che all'interno della loro epoca, voi sapete che ogni epoca ha i suoi conformismi ideologici, ha delle leggi che tu non puoi sfidare. Se le sfidi, paghi il prezzo di quello che stai facendo. Ecco, io amo le persone, i personaggi che hanno il coraggio, naturalmente non la sfida stupida, la sfida perché hanno dentro delle idee, dei valori, dei modi di pensare in cui credono fermamente, si trovano a scegliere tra la coerenza con queste cose e invece, che porta a grandi difficoltà, e invece subire, accettare, entrare nel grande fiume del conformismo, e decidono di non farlo. Ma la forza di Caterina è proprio, se volete, nella sua incapacità di arrendersi. Io sono rimasta strabiliata dalla lotta che lei fa alla Rocca di Rivaldino, quindi per difendere la città di Forlì, di fronte a Cesare Borgia e alle armate francesi, di fronte alle quali tutti si arrendevano, tutti scendevano a compromessi. Lei sta lì e lotta e resiste, farà una lotta. Quando si dice all'ultimo sangue, quando si dice all'ultimo uomo, quando si dice proprio spada contro spada, petto contro petto, lì è stato così. Quando proprio vi hanno accerchiati, costretti, hanno costretto lei a abbandonare la rocca, perché la rocca era a pezzi, lei ha combattuto faccia a faccia. E sono stati i francesi talmente ammirati dall'eroismo di questa donna che hanno proibito, quando lei è stata presa prigioniera ed è stata portata a Roma, hanno proibito al Papa di farla fuori. Attento a non commettere, è sotto la nostra protezione, e solo questo ha salvato Caterina.
nelle prigioni del Borgia ci sarebbe morta e morta anche male. Quindi Caterina entra di diritto nella galleria delle mie donne perché trovo che sia veramente una grande donna. A questo punto io mi fermo, spero di non avervi annoiato. Grazie. Thanks.